Buongiorno maestro, buongiorno. Volevo chiederle qual è stata la sua principale attività negli ultimi anni e le sue collaborazioni con le istituzioni italiane. Beh, il Ministero, in qualche modo, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, mi ha accompagnato sin da ragazzo a 19 anni con la mia prima mostra ad Algeri e poi in varie tappe, il premio New York che è stato un'esperienza bellissima nel 2010, ho avuto la possibilità di esporre in diversi istituti di cultura italiani all'estero e faccio parte della collezione Farnesina e finalmente quest'anno è arrivata quest'opera, Mappamondo delle migrazioni, che il Ministero mi ha chiesto in qualche modo come simbolo del nuovo anno del 2018, un mappamondo in cui si muovono diversi popoli cercando in qualche modo di andare oltre i muri e le frontiere precostituite. Come vede l'attuale situazione dell'arte contemporanea italiana? Beh, l'arte contemporanea in Italia è qualcosa di molto forte, di molto vivo. E gli artisti italiani espongono all'estero e in qualche modo c'è una riconoscibilità degli artisti italiani all'estero, quindi secondo me è un periodo molto interessante e noi artisti sentiamo di dover fare qualcosa per il nostro paese. La ringrazio maestro, tanti grazie auguri. A lei. Arrivederci.